Per fare questa torta al caffè ripiena di una deliziosa crema al caffè, qui potete vedere il taglio della torta e poi la ricetta. Io vi consiglio vivamente di provarla, che è molto buona. Per prima cosa dovete in una ciotola o in una planetaria rompere le tre uova e mettere all'interno le uova dentro la planetaria. Aggiungete i 120 g di zucchero e i 2 g di caffè e poi con le fruste mescolate il tutto fino a far diventare il composto gonfio e spumoso. E solo dopo potete aggiungere i 70 g di farina autolievitante e incorporatela bene all'impasto mescolandola poi in una tortiera 20 x 30 cm ricoperta da carta forno, versate il composto e infornate a 190 gradi in forno preriscaldato per 20-25 minuti circa. Ogni forno è diverso, quindi non abbandonate la torta nel forno e controllatela. Una volta cotta e raffreddata un po' la torta, tagliate la torta a metà. E di nuovo in una ciotola mettete i 120 g di mascarpone e aggiungete uno o due cucchiai di caffè liofilizzato, dipende da quanto voi volete la crema colorata e aromatizzata di caffè. Poi abbiamo aggiunto prima uno, poi due e poi ancora tre cucchiai di acqua. Vedete voi, dipende com'è la crema. L'acqua ci aiuta ad amalgamare bene la crema e poi un po' alla volta aggiungete lo zucchero semolato bianco fino ad arrivare a 50 grammi. Una volta amalgamata bene la crema va aggiunta all'interno della torta. Quindi dove avete tagliato la torta, che ora si è raffreddata per bene, spalmate circa metà della crema che avete appena realizzato. Poi chiudete la torta fino a ricoprirla e poi mettiamo degli zuccherini per decorare la torta, un cioccolatino al centro della torta e infine delle piccole meringhe attorno al cioccolatino. Se fate questa torta, buon appetito! E vi ricordo che ho fatto tante altre torte come questa e diverse altre ricette. Ve ne lascio alcune nelle schede e anche a fine video. Buona giornata, ciao!